megadamiusdianimemanga.it, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento con il nostro canale. Io sono il vostro amico Kumetsu e quest'oggi per la rubrica Planet Manga stiamo per presentarvi il primo titolo della nuova collana Spicy di Planet Manga, appunto. Quest'oggi infatti vogliamo parlarvi di Game, giochi di seduzione di Mai Nishikata. Questa serie è pubblicata in patria già dal 2016 da Akusensha ed è presentata al pubblico italiano in un'edizione davvero curata fin nei minimi dettagli, un'edizione davvero spettacolare che vogliamo sottoporre alla vostra attenzione proprio in questo video. Prima di tutto il volume si presenta con una sovraccoperta davvero molto piacevole al tatto, che protegge delle copertine che sono rigide e giusto, che permettono la lettura del volume, che si può tranquillamente sottoporre a diversi tipi di stress, ma non perde la propria compattezza, le proprie fattezze. Le pagine sono davvero piacevoli al tatto, si lasciano facilmente sfogliare e sono rilegate davvero alla perfezione, come Planet, come Panini ormai ci abitua da anni, e con queste caratteristiche il volume viene venduto al pubblico alla cifra di 6,50 €, una cifra un po' alta, però l'edizione davvero merita e quindi è un prezzo che noi riteniamo assolutamente in linea, assolutamente giusto per il tipo di edizione con la quale è pubblicato. Sayo Fuji, nonostante abbia solo 27 anni, è già vice capo ufficio dell'azienda in cui lavora. È così staccano vista che ha messo il suo lavoro al di sopra di ogni tipo di relazione umana che ha, soprattutto quelle relazioni sentimentali, e finisce sistematicamente per essere lasciata dai propri partner. Un giorno la sua azienda decide di assumere altre due persone, ovvero Osamu Arakawa e soprattutto Ryoichi Kiriyama. Quest'ultimo viene sin da subito rapito dalla bellezza glaciale di Sayo e decide così, sfruttando l'espediente dell'apprendistato, dell'affiancamento, di farle una proposta del tutto esplicita e diretta. La ragazza non cede alle avance di Ryoichi, ma non lo allontana del tutto, e comincia così una relazione molto particolare tra i due, un vero e proprio gioco di seduzione, appunto come suggerisce il titolo, un gioco nel quale dovranno mettersi a nudo letteralmente. Amici, Game, giochi di seduzione è un titolo assolutamente nuovo rispetto a quello che è il panorama dei manga italiani, almeno per quanto riguarda i grandi editori. Soprattutto è un titolo che ovviamente possiamo definire tranquillamente piccante, proprio come la nuova collana che inaugura questa pubblicazione, ovvero la collana Spicy. Come suggerisce il titolo, e del resto come speriamo di aver dato modo di capire in fase di trama, questo manga è ovviamente si apre ad essere completamente apprezzato da un pubblico maturo che è pronto ad affrontare un nuovo tipo di lettura, una lettura che mette a nudo i personaggi letteralmente in primis, e poi mette a nudo le loro debolezze, i loro caratteri, quello che hanno nel profondo del loro io, ma che parte tutto da un discorso molto più fisico, carnale, dal sesso semplicemente. Non voglio girarci intorno, l'elemento carnale è fondamentale, il punto nevralgico di questa serie, ma è il punto di partenza di un viaggio che porterà ad esplorare l'io dei due protagonisti, che sono due persone completamente disilluse dai rapporti umani e soprattutto dei rapporti amorosi, prima fra tutti ovviamente Sayo. Quest'ultima, grazie proprio al rapporto con Ryoichi, si renderà conto che non sono stati i suoi partner a non averla capita e ad averla in qualche modo abbandonata, è lei stessa ad aver creato dei rapporti che potessero essere minati in partenza e che potessero fallire nel momento in cui non andavano più nella direzione che lei stessa voleva. Questa però inconsciamente l'ha resa incapace di poter avere una relazione sentimentale tale duratura, ed è questa la difficoltà che ovviamente avrà anche con Ryoichi, ma si renderà una giovane donna matura e consapevole di se stessa e di quello che vuole, ed instaura un rapporto che inizialmente vuole essere unicamente fisico. Dal canto suo Ryoichi è un ragazzo che dapprima è affascinato unicamente dal pensiero di poter sedurre questa donna glaciale, seppur ovviamente bellissima, poi si rende conto di quelle che sono le debolezze ma soprattutto le potenzialità di Sayo, e decide quindi e inizia ad esserne sempre più coinvolto. Questi due punti di vista porteranno quindi ad instaurare tra di loro un vero e proprio gioco di seduzione nel quale chi perde deve donarsi all'altro letteralmente come premio per aver vinto, insomma, questo gioco che sarà sempre più spinto, sempre più sensuale. Le scene di sesso sono numerose, ma
ma si arriva ad un altro punto che voglio sottolineare, ovvero che questo manga non può essere assimilabile ad un hentai, un soft hentai, o semplicemente una commedia romantica, un ecchi, assolutamente no. È un manga maturo, ci sono scene di sesso, ma questo non significa che sia un manga volgare o sia un manga che voglia semplicemente stuzzicare l'aspetto sessuale del lettore. Questa maturità viene espressa anche attraverso i disegni di Mai Nishikata, che riescono ad essere sempre a rendere sempre la bellezza dell'unione dei corpi. Non è ovviamente mai esplicito al 100%, lascia anche tanto all'immaginazione, come giusto che sia, il che rende il disegno, il tratto più intrigante e la lettura ancora più affascinante. Per tutti questi motivi non possiamo far altro che ribadire un concetto fondamentale, ovvero che quello di consigliare questo manga soltanto ad un pubblico maturo, pubblico che potrà apprezzare appieno questo viaggio all'interno della psiche fatto da un punto di vista completamente diverso, ovvero partendo dal sesso per mettersi poi a nudo anche dal lato emotivo. Un manga completamente nuovo rispetto al panorama dei manga attualmente in Italia, un manga che può davvero essere incisivo e potrà davvero far riflettere il lettore, ribadiamo però un lettore maturo e consapevole. Ricapitolando, Game, giochi di seduzione di Mai Nishikata, serie pubblicata in Italia da Planet Manga in un'edizione con sovraccoperta alla cifra di 6,50€. Come sempre amici, ci auguriamo di aver realizzato un video che vi sia piaciuto. Qualora sia stato così, però mi raccomando di farcelo sapere attraverso un bel mi piace, ma soprattutto fateci sapere cosa ne pensate rispetto a questa novità assoluta nel panorama italiano come Game, giochi di seduzione, aggiungiamo anche che qualora questa nostra video recensione vi abbia intrigato, vi abbia stuzzicato, beh, potete acquistarlo anche attraverso il link che trovate in descrizione. Detto questo, amici, è veramente tutto. Un saluto e un ringraziamento sentito dal vostro amico Akumetsu.